Tutto scorre, nasce, si evolve, raggiunge il culmine, decresce e torna nell'indifferenziato. Non c'è altro che ora è qui. Now is here, nunc est hic. Ling Tai Chi Chuan significa confronto della vetta più alta dell'anima, il confronto più difficile. E i confronti e i combattimenti che viviamo non sono altro che il nostro quotidiano. Nelle nostre 24 ore fatte di minuscoli avvenimenti, gioiosi e irritanti, orrendi e stupendi, noiosi e esaltanti. Perciò il film comincia con un atto quotidiano e consueto, il caffè sul fuoco e l'uscita di casa. Ma il cammino simbolico nel giorno, come nella vita, inizia dall'oscurità del profondo, per poi tornare alla luce gradualmente. E nella realtà accade l'inaspettato, il non voluto, per esempio il temporale che ci ha sorpresi. A prima vista è un ostacolo, un impedimento continuare la pratica nella strada come progettato. Ma la sequenza della pioggia è diventata una delle più belle del film. Cioè, non ci siamo bloccati, irritati, demoralizzati perché la pioggia impediva ciò che volevamo fare. Ma abbiamo usato la pioggia non solo adeguandoci alla situazione, ma trasformandola in modo creativo e rendendola appunto una delle più belle scene. Perché siamo l'universo e allo stesso tempo siamo una goccia di pioggia. Questo è stare nell'ora e qui. E nella nostra vita quotidiana non possiamo, cerchiamo, vogliamo fare la stessa cosa? Come dice il saggio, è importante la domanda, ma è fondamentale la risposta. Nessuno può farci niente se piove, non si può modificare, come tanti altri avvenimenti della vita anche più tragici, ma quello che posso sicuramente modificare è la mia risposta, e la mia risposta cambia il mio destino. È così, ora è qui. E trovare risposte alle cose della vita, alle relazioni quotidiane, ai sentimenti, alla sofferenza, al dolore, ma anche alla gioia e alla felicità, è tutto ciò che dobbiamo fare. E dare le risposte congrue per noi stessi e per gli altri ci fa vivere meglio, molto meglio. Ci fa essere e sentire stabili, completi. Qualunque cosa accada, per quanto destabilizzante e devastante, io so che posso affrontarla, ascoltarla, comprenderla e muovermi di conseguenza. Appunto di nuovo, ora è qui. Tra la gente, con la gente, per la gente. Allora posso essere imperturbabile anche tra la pazza folla, tra indifferenza e curiosità. E posso esserlo ancora di più nell'armonia e la bellezza. Come posso esserlo al supermercato? Qual è la differenza? Ciascuno di noi fa la differenza, è la differenza. Sono Tai Chi ovunque, anche a gabinetto. Sono presente a me stesso ovunque, comunque. Tutto scorre, nasce, si sviluppa, decresce, svanisce. Così è. Ed è naturale e inevitabile. E come dice la Bhagavad Gita, su di una cosa inevitabile, tu non hai ragione di piangere. Riprendetevi il vostro tempo, respirate, ascoltatevi, così si aprono le coscienze. E allora il non ordinario si manifesta nel tempo dei gesti quotidiani. E si riverbera nei giorni, qualunque cosa facciate, qualunque cosa siate, dovunque siate. Posso seguire il filo dei giorni, posso seguire il filo profondo, dipende da me.